Quali sono i motivi di questa manifestazione oggi a Pescara? Noi abbiamo un blocco del turnover che ormai fa scoppiare i front office e a questo si aggiungerà a breve anche gli effetti della quota 100 con ulteriore pensionamento, per cui abbiamo sicuramente una situazione che è allo sfascio, dove non si possono dare più risposte ai cittadini e allo stesso tempo, se si tiene conto che l'Agenzia delle Entrate, oltre a svolgere un ruolo di rastrellamento di risorse che servono poi a finanziare lo Stato sociale. Oggi c'è lo sciopero che segue una serie di assemblee sul territorio, ma anche a livello nazionale, tutte le sedi, diciamo, dal nord al sud, assemblee affollatissime. Ieri abbiamo fatto un'assemblea qua a Pescara, c'erano oltre 200 persone, quindi è un problema molto sentito questo che ha portato, con le motivazioni che ha portato a questo sciopero di oggi. È incredibile che l'agenzia, a fronte di un lavoro svolto nel 2016 e 2017, si rifiuti di pagare il salario di produttività. Ci dispiace per i disagi che stiamo dando ai cittadini in molti uffici, ma lo facciamo anche perché vogliamo continuare a dare servizi e a servire le nostre comunità di riferimento. Parliamo di circa 1 migliaio di persone in Abruzzo e parliamo di 38.000 persone in tutta Italia. Ed è ovviamente uno scippo che si sta tentando di salario di produttività, parliamo di circa 1.000 euro all'anno per ogni lavoratore. Mi pare si tratti di cifre abbastanza considerevoli.